basta perdere punti. Nell'anticipo del 18° turno la Rapido Latina Calcio a 5 vuole buttarsi alle spalle un mese di febbraio assolutamente catastrofico e vuole rimettersi in marcia per centrare il quinto posto che vale playoff. Batte questo calcio d'angolo, stazione di testa, gira per Mattias Lara. Maina in posizione di sparo, finta la parte di Mauna, poi la conclusione con il sinistro che viene esplosa dal centroavanti argentino. Cireale che comunque si sta dimostrando una squadra compatta. Adesso ci prova la Cireale con questo tiro. Musumeci dentro questo pallone, attenzione Maina, chiede la collaborazione dei due compagni. Maina, ottima finta da parte di Maina, splendida azione di Maina che viene poi finalizzata con il suo sinistro che termina davvero molto vicino al secondo palo, ancora una grande chance, ma attenzione Maina, prende il pallone e finalmente sblocca il risultato, Lucas Maina che si esprime con questo urlo liberatorio. Doppia finta di Maina, poi una splendida azione da parte della Latina con Jimenez che per poco non trovava un gol da fantascienza. Ancora la Cireale, tante azioni, attenzione, arriva il gol del pareggio, incredibile, pareggio di Finocchiaro su questa distrazione difensiva. I falli commessi, ben 5, al prossimo scatta il bonus, Maina. Trascinatore Maina, ancora un palo, Jimenez, Lara, tiro di butta di Lara che segna il gol del 2-1, Lara che batte sul tempo, questa volta il portiere Sebastiano Tornatore lo fulmina con questo tiro di punta. E arriva il gol di Jimenez, ma la sirena era suonata, dunque finisce il primo tempo. Jimenez, ancora Maina di prima, splendida azione, ancora un'altra volta il palo, nega la gioia del gol a Jimenez. Maina che riesce a servire Jimenez, ancora un palo, ma quanti pali ha colpito il Latina oggi, incredibile davvero la sfortuna della squadra di mister Angelini, che è sicuramente traballante e pericoloso. Jimenez, azione ubriacante di Jimenez, un'azione incredibile e poi segna Lucas Maina, ma il merito di questa azione per la maggior parte è di Jimenez che si è acceso, se n'è andato seminando scompiglio, ubriacando la difesa avversaria, azione che non è finita. Contropiede, attenzione della Cireale che viene condotto da Mario Tornatore, dentro e ancora una parata spettacolare da parte di Corbucci su questo intervento difensivo di Jimenez. De Santis, Maina a tu per tu con il portiere e c'è il gol del 4-1 che di fatto chiude la partita. Jimenez, di petto Jimenez, Maina è completamente solo e prova un numero dei suoi che gli riesce, grandissimo Lucas Maina, il suo marchio di fabbrica, un colpo di tacco che va sul secondo palo, una magia di Lucas Maina che dunque fa una cinquina superlativa per la Rapido Latina Calcio a 5, dunque grande soddisfazione, grande gioia. Un comportamento più dimesso da parte della Cireale che vuole lottare fino in fondo, ancora un colpo di tacco superbo, superlativo, chapeau di fronte a questo colpo di tacco operato da Yuri Bacoli che segna il sesto gol della Rapido Latina Calcio a 5. Dalla Latina che può provare ancora adesso a offendere con Cristofoli, il tiro di piatto, il gol da parte di Mattias Lara per il 7-1. A favore della Rapido Latina Calcio a 5. Siamo dunque ai titoli di coda di questa partita che finisce praticamente in questo momento. Una vittoria rotonda, consistente della Rapido Latina Calcio a 5 che vince per 7-1 contro la Cireale e dunque spezza questa emorragia che durava praticamente da 4 partite, 3 sconfitte consecutive.